Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è il nuovo episodio di The Sims 4. Allora, siamo ancora qui dai Veronesi per un semplice motivo e ora ve lo mostro subito. Ta-da! È il compleanno di Claudia, fra 13 ore è il compleanno di Federica e guardate di chi è il compleanno fra 2 giorni? Sì, esattamente, avete capito perché. Quindi, spero che comunque in questo video l'audio si senta meglio, chiedo ancora scusa ma avendo cambiato anche programma per registrare rispetto a prima è un po' tutto diverso poi da Mac a Windows, dopo che ti sei abituata col Mac, Windows sembra un altro mondo e viceversa. Quindi stavo pensando di fare proprio una giornata dedicata alle due feste di compleanno. Quindi prendiamo un giorno di vacanza tutti, da scuola, da lavoro, da dovunque. Ci prendiamo una bella giornata libera. E, ok, l'essere è presa. E adesso con calma festeggiamo i due compleanni. Magari, ovviamente, prima magari quello di Claudia. E dopo, quando arriverà la notifica, faremo anche quello della piccola Federica. Io poi stavo guardando che qui è messo malissimo in fatto di empatia e risoluzione dei conflitti. Infatti lo stavo facendo giocare alle bambole con... sì, insomma, incoraggiamo... sì, giocare con l'orsacchiotto qui e lo incoraggiamo anche a fare il progetto, perché gli ho fatto fare il progetto, il vulcano, questo qui, insieme alla piccola Beatrice, come avete visto nella foto che vi ho messo all'inizio del video. Allora, gli insegniamo a dirgli scusa, chissà che la risoluzione dei conflitti vada su. Dopo però tu per favore ti cambi, perché qua è un disastro. Va bene che abbiamo anche tutta l'adolescenza, però insomma, tu fai colazione, dopo tornatene pure a guardare la TV. Qui come procede? Direi che procede bene. La piccola Federica è stata abbastanza brava, devo dirvi la verità. Vediamo come prosegue. Non male. Non male. Allora adesso gioca a fare il medico, così tiriamo su anche l'empatia. Pipì. Stavo pensando proprio di organizzare una festa di compleanno per lei. Ma magari un po' più tardi. Ci giochi? Grazie. Allora, lui aveva già fatto i compiti e anche le attività extracurricolari. Benissimo. Allora, potremmo farti fare un quadro, non lo so, impressionista grande, per ammazzare la giornata. Poi volevo dirvi che ho tolto la piantina. Orco, si è rotta la televisione? Quanto mi costa ripararla? Cioè, sostituirla? No, no. Arrangiati. Perché mi servono i soldi per comprare, per fare la cameretta a Federica e comprare le cose dello staff pack dei bebè. Quindi arrangiati, riparala, fai tu. Che succede? Che succede? Vai tu quando hai finito, allora. Sono curiosissima di vederla. Ok. No, sta schifezza la butto via io. Ok. No, dov'è? Qui. Avevo anche detto che mi sarei impegnata di più a fare le foto. Adesso quasi quasi potremo fare una foto a da Mattia quando ha finito. E se noi abbiamo finito? No. C'è in atto una disperazione. Ok. Oh, le coccole del papà. No. Oh sì, le coccole del papà. Allora, parliamo. Facciamo anche i versetti. Oh, le volpi. Noi sappiamo perché.
Oddio, ragazzi, novembre sembra così lontano. Anzi, è così lontano. Qui ti dico io, va bene così. Un secondo che voglio farti fare una foto dal papà. Scattiamo una foto a Mattia. Qual è il problema? Qual è il problema? Allora, riproviamo. Scattiamo una foto. Orco, era venuto fuori adesso. Non ho pazienza. Ok. Bellissimo! Sì, ma sei in pigiama, Mattia? No, aspetta un attimo. Fermi tutti. Cambiati, dai. Allora, nozioni, scherzavo. Cambiamo l'abito. Perché va bene tutto, ma... Ma insomma... Dai. Oh, signore! Ancora meglio, sembra spiritato. No, dai, i piedi li possiamo anche tagliare. Facciamo media. Come al solito ne scattiamo 5. Così siamo sicuri che almeno una di queste 5. Che succede? Che succede? Ah, pallolino sporco. Ok, allora. Vediamo. Normale, normale, normale. Scarsa. È scarsa. Chissà come mai le ultime due sono sempre scarse. Allora, aggiungi cornice. E sistemiamo, più o meno dovrebbero essere alla stessa altezza. Sì, più o meno. E gli diamo il nome Mattia Spiritato. Ok, va bene. Ci siamo. Allora, finché lei adesso è tranquilla e dorme, ti fai la doccia. E tu hai anche fame perché non ti ho neanche fatto fare colazione. Anche tu fai una doccia veloce e ti mangi qui. Tu hai anche finito. Sì, insomma, è sempre il solito, niente di nuovo. Andiamo alla galleria. E adesso possiamo. Ma mi sa che forse ci imbattiamo, no? Mattia. No, Mattia a farsi la doccia. Ok. Ma cosa succede? Cos'è sporco? Prima sì, c'era il lavandino sporco, ma l'ho pulito. Lui è qui a lavarsi. Qui facciamo una festa per episodio, insomma, più o meno. Allora, aggiungiamo le candeline. Boh, volevo mettere due palloncini, arrivo, eh. Ok, proprio due palloncini di numero che sono quelli con lo stuff pack dei bebè. E sì, non avevo voglia di ridecorare di nuovo tutto come alla baby shower. No, non mi andava. Magari lo faremo per il compleanno di Mattia, che insomma, ha un'età diversa. Però volevo aspettare perché volevo tornare da Beatrice e la sua famiglia, quindi prossima volta vi dico già saremo da loro, quindi non vi preoccupate. Claudia, sì. Allora, come ospiti, ovviamente, Mattia e Sergio, la Catrina. Sono sempre quelli poi, cioè, i suoi amici. Don Lotario! Ma sì, invita tutti! Ovviamente, la residenza Veronesi. È che Beatrice è a scuola, perché sennò la inviterei. Come invita? Non è a scuola. Ah, che poi non abbiamo neanche una radio. Ok, l'ho messa qui perché non sapevo dove mettermela, onestamente. E quindi accendiamo Nudisco. Andiamo. Ah, arriva, ma non è a scuola, Beatrice. E il volume. Facciamo massimo? Madonna. Si può fare. Salve, ciao a tutti! Allora, prima di cominciare, formiamo un gruppo. Come Beatrice vestita da orso! Bellissimo! Beatrice deve avere il periodo da orso!
E si veste da orso, fantastica, fantastica. Beatrice ha capito tutto nella vita. Allora, che succede, Anaya? Allora, ringraziamo per la presenza. Perché siamo poi tutti in bagno? Fatemi capire. Furente. Anaya, che succede? E va in bagno. Perché va in bagno? No, 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 ragazzi, 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 che sta succedendo? Fatemi capire. C'è un modo per tipo... Ecco, cerca di calmare. Insomma, va bene tutto, ma... Eccola qui! Dai, ringrazia per la presenza. Guardate come balla in versione orso! Bellissima! Fantastica! Pulisci sto piatto, dai, insomma, fai la persona educata. Tutti in bagno, siamo tutti in bagno, fatemi capire. Fatemi capire, no, adesso torniamo tutti giù. Perché tutti in bagno non si può fare. E potremmo ballare insieme. Ah, ciao, Don. Guardate come balla Beatrice. Bellissima con quel costume d'orsetto giallo. Con l'ananas, fantastica. Vediamo che altre stazioni ci sono. Questa è la New Disco. La Nu Disco. Pop? Fa molto anni 90, però. Yeah! Invita a insegnare a ballare, no, gli insegniamo a ballare. Madonna, quanto guadagna? Sì, lui ha avuto una promozione a proposito. E è diventato scalatore aziendale, quindi stiamo guadagnando veramente un bordello, e non dico tanto per dire. Stavamo volando. Allora, adesso potremmo soffiare. Allora, veniamo tutti qua. Si è sciolto il gruppo? Che è successo? Non c'è un... Vieni qua insieme. Allora, facciamo con lui. Guardate Sergio come ballava. Vai Mattia! Vai Mattia! Guardate come balla Mattia! Dai, dopo ricominciamo a ballare. Dopo ricominciamo a ballare, ma è l'ora di soffiare le candeline. Dove ti metti? Capisco dove si mette. Tanti auguri! Tanti auguri a te! E anche Claudia è diventata adulta! Oh, quanti amici che la festeggiano! Dai, prendiamo un pezzo della torta, dopo che l'ho fatta, almeno mangiamocela. Dai, salutiamo Beatrice. Citiamo un personaggio dei cartoni animati, non saprei nemmeno io, onestamente. Dove vai? Se ne va. Vabbè, va a sedersi nel tavolo fuori. Qui cominciamo a sentire la stanchezza. Quindi Mattia sostanzialmente compie gli anni fra 2 giorni, va bene. E allora, cosa volevo fare? Sì, rimettiamolo medio, penso. Più che altro mi sta frantumando un orecchio solo per quello. Sa che sì, qualcuno andrà a sedersi fuori. Vabbè. Aiutiamo a recuperare una cattiva relazione con Maurizio Alberghini. Guardate che schifo, però, i capelli bianchi e la barba, i baffi neri. Cioè, io vorrei vedere il faccino di Beatrice, però. Invece no, mi tocca... Cosa, cosa? No, insulta, cosa? Ah sì, perché lui è in una fase di cattiveria. Eccola qua. La vena di cattiveria, però non devi insultarla, cioè non c'è bisogno. Va bene così. Dai. Distenditi con la musica, tutti insieme, che cos'è che ti aumenti qualcosina? Tu dove sei? Qui, ok.
Allora, cominciamo a ringraziare per la presenza che è venuto. Ringraziamo la Ulrike. Grazie. Ringraziamo la Nancy. Ehi, cosa hai fatto? Che vedo, educazione, disciplina severa, la perfidia, no, ecco. Adesso c'è anche Federica che sta piangendo. Incoraggiamo a distendersi con la musica. Che succede? Don Lotario, Don Lotario, con mia figlia! Sì, non è che se le dici smetti di piangere, lei smette. Ti dice, va bene, grazie. No, così è, io te lo dico. Ok, è arrivato il papà. È arrivato il papà. Qui la festa sta quasi finendo. Lei non l'abbiamo ringraziata, mi sembra. E neanche lei. E qua. Ah, eccolo qua, è arrivata anche la notifica che è il compleanno di Federica. Adesso, appena abbiamo finito qui, andiamo a festeggiare Federica di sopra. Va bene, la spegniamo. Tanto adesso praticamente è finito. Qui come va? Ah, guardate come si è alzato il controllo emotivo, la risoluzione dei conflitti e l'empatia. Erano tutti su nero, sembrava una cosa catastrofica. E invece siamo riusciti a risolvere un pochino. Bene. Adesso però fuori da casa mia. Doccia veloce. E tu devi fare la pipì, vieni tranquillamente qui. Allora adesso direi, ah, mannaggia, che succede? Mi fa morire in versione orso, però. Allora, qua sotto è un putiferio. Tu, no, tu vieni su perché dobbiamo festeggiare tua sorella. Non ti ho ancora fatto disegnare, mi sono accorta di questo. Cosa rende neutrali i sim? Dimmelo tu. Fai che o sim rimangano allo stato emotivo soddisfatto per 48 ore sim di fila. Ok, che succede? Ah, ok. Allora, cambiamoti il pannolino sporco prima. Allora adesso la facciamo passare di tappa, vi faccio vedere la cameretta e i giochi che ho preso. Tanti auguri, piccola Federica! Oddio, sono curiosissima di vederla! E ovviamente anche il look vi faccio vedere. Ok, vediamo cosa possiamo mettere a lei. Oh, indipendente, i bambini indipendenti mi fanno morire. Sì, sì, ma non capisco. Oh, ragazzi, ho gli occhi chiari! Ovviamente, anche lei. Oh, non riesco a capire di che colore ha i capelli. Ok, appena ha finito qui l'evento. Su, via. Oh, ok, andiamo a cambiarle il look e adesso vi faccio vedere. Ragazzi, vi presento Federica Veronesi. Ditemi che non è stupenda. Beh, ovviamente anche lei con i capelli neri e gli occhi verdi, ma ditemi se non è stupenda, è dolcissima. Questi, penso, tutto l'abbigliamento, se non sbaglio, forse le scarpe di qualcosa, comunque tutto l'abbigliamento è dello staff pack dei bebè. Questi sono alcuni dei capelli, sono tutti così ricciolini, tipo, no? Un po' mossi. Eccola qui, oddio! Ok, col suo abitino quotidiano. Il suo abitino formale. Che bello con il pigiamino, ho voluto per una volta lasciarle il pannolino, tanto chi se ne frega. E da festa, oh, muore lei. Ok, un signore furente, come fratello o sorella indesiderato, ma no, la volevi l'altro giorno. Dai retta a me, dai retta a me, vai a letto, va, che sciogli il gruppo. Allora adesso mandiamoli fra letto e cose varie, in modo che ho spazio per poter fare qui, per poter fare tutto. Tu devi fare la pipì e dopodiché vai a letto. E adesso io faccio la stanza della piccola Beatrice e noi ci vediamo quando ho finito. Allora, eccoci qui. Allora, finché mi ricordo, facciamo questa cosa qui, luci automatiche, tutte le luci, ok. Allora, questa è la cameretta di Federica, molto semplice, il lettino, la cassettiera, ho messo due cuscini, soliti cubetti, e questo è un oggetto insieme ai cuscini del nuovo staff pack dedicato ai bebè. Questa è semplicemente, vedete, una...
un baule portagiochi, ecco, solo che ha una forma un po' diversa. Perché dopo la casa delle bambole ce l'ha qua, quindi non ho messo doppioni. E qui in terrazzo ho messo l'alberello, che onestamente non so cosa faccia con l'alberello. Ah, gioca con le bambole, ok. Lo scivolo, su cui può arrampicarsi o scivolare. E la cosa delle palline, cioè c'è stata giusta giusta qui, neanche a farlo apposta. Ecco, questi sono alcuni degli oggetti, altri costavano troppo e soprattutto non so se ci stessero qua sotto, però costavano troppo. Infatti vedete che siamo già a 899 simoleon, ho spesi un sacco, però non importa. Allora io ti dico di andare a dormire. Anche a te avevo detto di andare a dormire. Già che ci sono, avevo messo anche il vasino. Stesso discorso dell'altra volta, ho messo nell'inventario la cesta delle cose sporche. Anche qui ho messo un altro vasino e il seggiolino. Già che è in modalità costruisci, ho pensato di fare tutto. Adesso qui diamo una ripulita. Adesso io qua do una ripulita da sola, perché sennò che noia. E basta, l'episodio finisce qui. Diciamo che abbiamo festeggiato due compleanni, ma adesso noi ce la guardiamo mentre fa la nanna. Ditemi che non è stupenda, cioè... Oddio, anzi la mensolina qui col bruchetto, che si intona al bruchetto che ha nella magliettina del pigiamino, si vede un po' qui di due colori diversi, però è sempre un bruchetto, oddio, adorabile. Comunque nel prossimo episodio noi saremo ovviamente da Beatrice e della sua famiglia, perché voglio aspettare un attimo che cresca Mattia, perché come vedete ci siamo ormai, aiuto, oddio come crescono in fretta. Vabbè, allora lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!